scontato in questo momento, di solito si è un po' mosche bianche, dicevo all'inizio della, con qualcuno quando c'è ancora poca gente, che l'altra settimana avevamo fatto una festa a Tricerro, una piccola festa per l'inizio del catechismo, c'erano genitori, bambini, però c'era un papà, che tante ha detto, ma io sono, ho sbagliato qualcosa, non deve esserci, no, no, giusto, anzi. È molto bello che i papà siano presenti. È chiaro che poi la famiglia si divide, no? Cioè ci sono magari ragazzi da seguire a casa, quindi qui viene chi può venire. Ecco, stasera questo è il primo incontro che facciamo con i genitori della catechesi e per me è importante iniziare l'anno e incontrare i genitori, un po' perché quest'anno vogliamo lanciarvi una proposta, e poi vedremo se riusciamo a condividerla e a viverla insieme. Allora io qui ho messo delle le cose che vorrei dirvi oggi. La prima cosa, catechesi. Alleanza tra famiglia e parrocchia. Non è possibile, questo non è perché lo dice Don Paco, ma questo è a livello di tutta la catechesi nazionale, non è possibile una catechesi o pensare mio figlio o mia figlia lo mando a catechismo, ha fatto l'ora di catechismo, ho risolto con la sua formazione cristiana. Assolutamente no. È l'idea più sbagliata che si può avere della catechesi. La catechesi inizia in famiglia. Nel modulo che vi abbiamo dato di iscrizione, il modulo ricordava il giorno in cui avete fatto battezzare il bambino e alcune domande, no? In cui uno dice, mi incarico, ci incarichiamo noi come famiglia, a curare la formazione cristiana del nostro figlio, papà, mamma, padrino, madrina. Questo è un impegno preso. Ed è la famiglia il primo luogo di catechesi. Chiaro che la famiglia deve essere supportata dalla parrocchia. Quindi famiglia e parrocchia devono dare questa formazione. La seconda domanda è, cos'è che dobbiamo dare di importante ai nostri figli? C'è qualcosa di importante da dare ai nostri ragazzi? Perché uno potrebbe dire, io gli do da mangiare, lo vesto, lo mando a scuola, per me questo è sufficiente. Mangiare, mangiato, vivere, vivere, vestire, dormire a un posto, gli do un'istruzione, cioè gli do tutte le conoscenze tecniche che grazie alla scuola i nostri ragazzi possono avere, per me è più che sufficiente. Uno potrebbe pensarla così. Qui si vuol dare qualcosa in più. Quel qualcosa in più è la fede. La fede. Che per me è importante, ma io sono di parte, per me è importante. Quello che mi piacerebbe sapere oggi è se per voi è importante, che non sempre è scontato. Penso di sì, perché se uno fa battezzare il figlio ci avrà pensato, no? Allora vi inizio a farvi vedere un video, ve ne farò vedere tre in tutto stasera. Chiedo l'ausilio tecnico. È facile avere fede quando tutto funziona. Molto più difficile avere fede nei momenti difficili. Ma è esattamente lì che devi avere fede. La fede è credere nell'invisibile. La fede è quella fiamma dentro di te che non si spegne mai, anche quando tutto sembra perduto. È facile essere positivi quando tutto va bene. È molto più difficile esserlo quando nulla funziona. È in quel momento che ne hai più bisogno. Ma ne vale la pena. Devi essere fiducioso che se continui a combattere sarai ricompensato. Magari non subito, ma succederà. Se vuoi che accada, non puoi fermarti a metà del gioco. Devi giocare tutta la partita, attraversando il freddo, l'oscurità, le sfide, gli avversari. Ci saranno molti momenti in cui ti sentirai abbattuto, ma tu continua a combattere. Scava dentro di te e scopri la tua vera forza. Dimostra, non agli altri. Cioè,
la nostra fede, la fede che comunichiamo ai nostri ragazzi è questa. È il fatto che noi siamo in questa vita, ma questa vita non dura solo questo tempo e terreno. Il nostro Signore, il centro della fede, il centro della catechesi cristiana, diciamo il messaggio, il cuore, noi quando ai ragazzi cosa insegniamo? Il Vangelo. Qual è il cuore del Vangelo? Lo dice una parola greca, kerygma. Il cuore del Vangelo è il kerygma. E il kerygma cosa dice? Cosa, per dire, devo dire in pochissime parole cosa dice il Vangelo. Qual è il cuore del messaggio? È il primo messaggio, la prima parola che San Pietro ha detto uscendo dal cenacolo dopo che lo Spirito Santo è sceso su di loro. Fino a che San Pietro aveva paura di far la fine di Gesù, è rimasto nel cenacolo insieme agli altri. Quando è uscito e ha avuto un po' di coraggio, la prima cosa che ha detto è il kerygma, la cosa più importante e più urgente che aveva da dire. E qual è la cosa più importante e urgente che ha da gridare al mondo Pietro? Il capo degli apostoli con lui, poi tutti gli apostoli. Che Dio, Dio che è eterno, che ha creato il mondo, si è incarnato, è morto ed è risorto. Questo è il kerygma. Dio che si incarna, muore e risorge. Dio cosa vuol dire che si incarna? Che Dio, nel quale noi poniamo la nostra fede, non è un Dio lontano, è un Dio che ci vuole bene. Che si incarna vuol dire che si mette nei nostri panni. L'incarnazione di Dio è dire: io voglio capire quello che vivete, vi sono accanto perché ho vissuto e vivo quello che voi vivete. So che cosa vuol dire piangere, so che cosa vuol dire avere problemi sul lavoro, so che cosa vuol dire arrivare a casa e magari trovare un clima un po' tirato. Perché è così, è stato così anche per Gesù. Gesù è stato veramente l'uomo. Si è messo nei nostri panni per capire che cosa vuol dire aver freddo, cosa vuol dire aver mal di denti, cosa vuol dire arrivare stanco dopo una camminata lunga, cosa vuol dire arrivare a sera e dire oggi non ne posso più, voglio solo dormire. Questo è incarnare, l'incarnazione di Dio, è l'incarnazione. Poi muore. Cosa vuol dire che muore? Muore vuol dire dà tutta la vita per noi. E soprattutto muore della morte più infamante del tempo. Andare in croce voleva dire mettersi vicino al peggiore degli uomini. Lui viene per star vicino a tutti gli uomini, non ai più bravi, non ai primi della classe, anche a loro, a tutti, ma anche ai più disperati. Chi finisce in croce non ci finiva perché aveva rubato 4 galline o aveva fatto qualcosina. Finire in croce per reati molto molto gravi ed era una condanna infamante, esemplare. Tutti dovevano vedere questa persona che faceva quella fine. Quindi si mette vicino a tutti gli uomini. Dio viene, si incarna per stare vicino a tutti e dà la sua vita per tutti. E poi la terza cosa, si incarna, muore e risorge. Questa è la cosa più importante di tutte. Il Signore ci dice: io non vi ho creato per questa vita qui. Gesù viene e parla del regno dei cieli, parla del regno di Dio. Il regno di Dio è il regno dei cieli. Continuamente dice questo. Per dire cosa? Noi non siamo stati creati per questi 80, 90, 100 anni. C'è un salmo che dice 70, 80 sono gli anni dell'uomo su questa terra, per i più robusti. Per lo più sono fatica e dolore. Passano presto e gli uomini spariranno. Questo per dire, questo tempo è un tempo importante, ma non è il tutto. Per noi cristiani c'è l'eternità. La fede che noi vogliamo comunicare ai ragazzi è proprio questo. È questa eternità. È questa vita che noi abbiamo un senso, siamo al mondo con un senso. E la vita che abbiamo in mano serve proprio per scoprire questo senso. L'eternità, la vita eterna, non è solo aspettare... Ah ok, devo far passare questi anni, quanti sono? 80, 90 per i più robusti, ma era 70, 80 nel Salmo, è per i più robusti. Vabbè, li faccio passare, no, la vita eterna per il Signore è chiarissimo, è il desiderio della più bella vita possibile. La vita eterna, con Gesù, Gesù viene e dice, io vengo da voi per darvi la vita eterna, la vita eterna è già qui in mezzo a voi. E dove la trovi? Se scopri cos'è il bello. Allora cos'è dare la fede ai ragazzi? È dire,
Ragazzi, insieme capiamo cos'è che c'è il bello più bello della vita. La vita davvero bella. È su questa cosa qua che io mi vorrei concentrare. Se io prendo dei ragazzi e gli voglio comunicare la fede, voglio aiutare loro a scoprire cos'è il bello autentico del vivere. Il buono autentico. Credere in Dio vuol dire credere nella bellezza e nella verità più vera, più autentica, più pura. Purtroppo c'è chi, c'è un mondo che ci vuol far credere a noi e ai nostri ragazzi che il bello della vita sia stare in panciolle stravaccati sul divano. Non fare niente, tirarsi via, non vivere, spegnersi. Questo è il meglio della vita. E anzi, chi ci vuole raccontare sta storia ci dice che vivere così è possibile. Poi facciamo i conti con la vita e diciamo, no, non è possibile. Come mai nella vita ci sono le fatiche, devo andare a lavorare? Come mai ci sono le malattie? Come mai ci sono le difficoltà? Come mai così tante prove? Come mai mi capitano tutte queste cose qui? Ma non mi hanno detto che è possibile una vita da stravaccati? Non è possibile, la vita umana non è fatta così. Nel Vangelo andate a cercare dove volete, non c'è scritto da nessuna parte, mettetevi in panciolle, stravaccati sul divano, che questo è quello che ho preparato per voi. Gesù al massimo ha detto, chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Che cos'è la croce però per noi? La voglia di affrontare la vita dal lato, a me piace molto quando parla di croce, un'immagine di Papa Francesco che prende la croce e dice, la croce ti mette dal lato, la puoi vedere da due lati, da un lato chi carica il male e dall'altro lato chi lo carica e lo porta per vincerlo. Io mi voglio mettere dalla parte di Gesù per vincere le difficoltà, le prove della vita, perché questa vita è una battaglia da affrontare. Io sono convinto che la vita è una battaglia. E ai nostri ragazzi la vita non è facile e noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi gli strumenti per affrontarla. Un buon padre, una buona madre, e se vogliamo dargli la fede è perché vogliamo dargli lo strumento più efficace per affrontarla questa vita. Vi faccio vedere un altro video che mi aiuta un attimino, mi accompagna a spiegarvi le cose. Vi dovete leggere, Before April 1954, the common belief. Before April 1954, the common belief, the universal belief, because